bene. È il momento dell'eroe. Questo balletto è carino, ma era molto più divertente insieme al mini gatto boy. Ehi, forse devo rimpicciolire anche voi, mini ninja. Fermati! Non sai neanche quali pulsanti toccare! E tu non sai manovrare il puntatore! Sì che so farlo! Non credo! Sì, invece! Ehi, la festa è finita! Metti giù il puntatore, furfante! Rimpicciolisci la pennuta scervellata! E prendete la lucertola, mini ninja! Aiuto! Ora vi rimpicciolisco, Pigiamax! Vista, gufetta! Ma che collini! Qualcosa mi fa il solletico! Sì, yuhu! Sono di nuovo grande! No! Lascialo! Muscoli da super geco! Sì! Mini ninja, prendete il restringitore! Gufetta, il pannello dei comandi! Ehi! Oh, il robot brutto e cattivo ha fermato la corsa del povero amicetto! Lega questi due! Tranquilli, la mia rovesciata vi salverà. Ma quella non è una vera mossa da supereroi, è solo un fumetto. La bella saetta e il calcio distruttore. Che velocità, gufetta. Ora finirai nel cassonetto dei rifiuti, robot. No, lasciami andare. Oh no, quell'inutile rovesciata. Gufetta, va tutto bene? Sì, ma mi dispiace. Perché volevo diventare come la bella saetta? Io sono Gufetta. Romeo ruberà i libri più preziosi della città. Li ho già presi e presto saranno pieni di mie fotografie. Veloci, seguiamolo. Prendiamo la gattomobile. D'accordo, ma questa volta userò i miei poteri da gufetta. È il momento dell'eroe! Perché ha ancora il libro della bella saetta? Vista, gufetta! Allora, mi ha detto un uccellino che tu sei... laggiù! Gattomobile, sparisci! Tempismo perfetto! Ecco, andate dietro a quei due alberi e tendete la corda! E che sia molto bassa! Per fermare il Romeo, prima dobbiamo riuscire a fermare il suo robot! E adesso, gufetta? Adesso la fantastica gufetta userà i suoi fantastici superpoteri. Prima, le ali da super gufetta. Poi, la vista gufetta. Yuhu! Romeo, guarda! Non hai ancora rubato il mio libro preferito! Come? Prendilo, robot! Devi metterci più impegno, Rob! No, no, no! Ora posso riprendere a riempire la cisterna con altre nuvole! Potere lunare! Crea più nuvole! E mettile nella cisterna! Gatto boy! Aiutaci! Devo riuscirci! Non sopporto l'acqua, ma sopporto ancor meno deludere i miei amici! È il momento dell'eroe! Super gatto velocità! Sto arrivando, Pigiamax! Correndo più veloce della luce, il fantastico Gatto Boy crea un vortice sotto le nuvole, costringendole a seguirlo. Come? Ehi, che stai facendo? Se devo bagnarmi io, Lunetta, tocca anche a te. Ah, sono zuppa! Fermo! Fermo!
devo solo invertire il funzionamento. Ehi! Sì! Funziona! Ah! Wow! Jacko, aiutami! Tiriamo fuori le nuvole dalla cisterna! Bene, gatto boy! Muscoli da Super Jacko! Ecco fatto! Le nuvole sono sparite! E abbiamo salvato il sole! Ridammi questo! No! Andrà tutto bene, Gufetta. Sei con noi ora. Gatto Boy, Jacko! Vi chiedo scusa. Volevo solo dimostrare quanto sono brava a giocare a calcio. Ma questo lo sappiamo già, Gufetta. E saresti stata ancora più brava se avessi passato. È vero. È un gioco di squadra. E noi siamo una squadra. È il momento degli eroi! Ah! Dobbiamo far uscire Gufetta da questa palla lunare. Perché non la facciamo esplodere? Con qualcosa di molto grande e appuntito. Che ne dite del pennone che è davanti al museo? Jacko, fa rotolare la palla! Gatto Boy, tu va davanti e guidalo! Dove sono le super pigiapesti? Sempre dritto, un po' a sinistra, attento al... lampione! Ha! Palla lunare, torna qui! No! Ehi, perché ci siamo fermati? È per il Luna Magnete. È troppo potente! Ci sono! Dobbiamo fare il gioco di squadra! Jacko, usa i tuoi super muscoli! Gatto Boy, la tua super velocità! E io il vento delle ali di Gufetta! Sì, ottimo lavoro, Pigiamasks! Aggeggio inutile! Ora facciamo esplodere questa palla! Muscoli da Super Jacko! Facciamola rotolare il più veloce possibile, ragazzi! Sì! Che state facendo? No! No, no! Sì! Fiori? Ma non li ho portati! Non c'è problema! Super Gatto Velocità! Non puntate il dito contro di me! Voi dovreste fare quello che dico io! Adesso prendeteli! Ok, Super Pigiamini, convinciamo le farfalle in modo gentile. Ciao, farfalline! Volete volare con me? Coraggio, venite! Guardate quanti bei colori, farfalle! Andiamo, ve li mostro tutti! Cosa? Questo vi piace? La gentilezza? Sì, esatto, Lunetta! E voglio provarci anche io. Mi dispiace tanto per poco fa, credetemi. E vi ho portato questo bel mazzolino di fiori. Ecco, vi prego, seguiteci. Sì, brava! Bravissime farfalline, grazie! Cosa? Il mio Luna Magnete si è inceppato! No! Ferme! Farfalle! Non andate con loro! Falene! Dove siete? Falene! Che cosa state aspettando? Prendeteli! Insomma, vi ho dato un ordine! Stupidi insetti buoni a nulla! Oh, guarda un po'! Volete venire anche voi? Ci fa tanto, tanto piacere. Sì, e vi prometto di essere educato. No, 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 no! Non ho più aiutanti, sono sola! Così non vale! In fondo, però, un po' mi dispiace per Lunetta. Oh, no! Pronti? Pronti! Che vinca il supereroe migliore! Guardate la mia abilità in volo! Bella! Ma ora guardate la mia super presa rettile! Oh, sfigurano davanti al mio super gatto pazzo! Ehi!
Anna! Ah! È ora che il gatto si faccia valere! Super gatto a velocità! Muscoli da super getto! Ehi, neanche questo vale! Super gatto, balzo! Ecco, così si vince! I miei superpoteri si sono dimostrati migliori! Niente affatto, i miei superpoteri erano più spettacolari, vinco io! Direi che i miei superpoteri sono i migliori e vinco io di nuovo! Nessuno è paragonabile a me! Sono Guffetta la vincente! Eh? Geco? Gatto Boy! Gatto Boy! Oh no! Lunetta li ha catturati! Oh, se solo non avessi cercato di batterli, saremmo ancora tutti insieme! Ehi! È il momento dell'eroe! La squadra A vince, Super Pigia Festi! Guardate con quale velocità consegnano i miei giochi! Ehi, Lunetta! Le falene sono in gamba, ma scommetto che non ce la faranno a portarti il giocattolo più grande di tutti, quel gigantesco T-Rex! Come? È facile, basta che le faccio andare tutte insieme e me lo porteranno! Fermati, gattaccio! È ora di entrare in scena! Ma che fai? Ti schianterai! A meno che non sia un altro trucco! E infatti... Tranquillo, sto bene. Sono stanco di possedere una sola voce dei Pyjamas. È ora di prenderle tutte e tre. Oh, no, sto perdendo la voce. Sto prendendo anche le... Significa che Romeo il genio ha tutte le nostre voci? Certo, lui è fantastico. Ma noi no. Senza le nostre voci non saremmo mai in grado di comunicare tra noi per sconfiggerlo. È tutto perché Geco non ha ripreso la sua voce quando poteva. R-O-M-E-O Romeo! Oh, che cosa, Geco? Oh! Tu pensi che sia il momento dell'eroe? Nei tuoi sogni, sciocca lucertola! Immagino tutte le malvagità che potrò fare con queste voci. E quelle super pigiafesti si prenderanno la colpa. È persino più geniale di quanto pensassi. Eh? Perché si è fermato? Forse c'è un problema con il motore. Scena. Non posso inseguire il ninja della notte e salvare anche Guffetta e Geco. Mi ha incastrato! Guffetta aveva ragione. Arrabbiarsi non aiuta. Specialmente arrabbiarsi con lei e Geco. È il momento dell'eroe e della calma mentale come il maestro Feng. Ops, strada sbagliata. Aiuto! Per tutti i reattivi! Gatto Boy, per favore, aiutaci! Aiutaci, per favore! Tutto a posto, si cambia strategia. Super gatto a velocità! Poi resta calmo e segue il suo piano per salvare i suoi amici. Attento! Tranquilli, ragazzi. Gatto Boy è tornato. Calmo e rilassato, proprio come il maestro Feng. Super gatto a velocità! Capolinea per i passeggeri. Oh, che cosa incredibile! Grazie, ci hai salvati. Di nulla.
Mi dispiace di essermela presa con voi prima. Sono stato davvero ingiusto. È tutto a posto. E il vero gatto poi è tornato. Grazie, ragazzi. E ora ho un'idea. Se Ninja della Notte e i suoi mini ninja si arrabbiassero, potrebbero commettere qualche errore. Forza, Pigia Masks! Prendeteli, robot! È il momento dell'eroe e adesso voi potete aiutarmi. Super Gatto a velocità! Aiutarmi a battere Romeo vestiti da supereroi sarà più divertente. Amaya diventa... Gufetta! Greg diventa... Gecko! Ninja Mask! Dobbiamo arrivare al supercomputer di Romeo. Se blocchiamo lui, blocchiamo i robot. Su, facciamolo! Eh? Va ad aiutare gli altri robot, Robo Gatto! No! Serpenti Siloti! Oh no, quali sono i veri Gecko e Gufetta? Io sono la vera Gufetta! Io sono il vero Gecko! Sono io! No, io! E adesso che fai, Micetto Maciosetto? Non riuscirai a distinguerli! I robot avranno anche i superpoteri, ma non sono amici come lo siamo noi! Gufetta! Gecko, prendete! Sì! Ruota calciante! E giravolta turbinosa! Visto, Romeo? Io so chi sono i miei amici! Pronti per la mossa speciale? Yeah! Fermali! Qualunque cosa vogliano fare, fermali! Sì! Preso! Ops! Per tutti i rettili, che cosa... Gecko! Il Gecko ha assaporato il mio campo di forza paralizzante. Nessuno entra nel mio covo lunare. E nessuno riuscirà a prendere la mia scultura lunare. Perché è mia! 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 Non sarà tua ancora per molto. Lunetta! Hai vinto tu! La scultura è tua! Ce ne andiamo! Sapevo che avresti ritrovato la ragione alla fine. Che ne sarà di Gecko? Lo libereremo e ci riprenderemo la scultura. Tu scendi dalla scala antincendio e poi sali dalle scale interne per uscire da quella porta, hai capito? Se pensi che funzionerà... Guardate che... Avanti, Gatto Boy! Adesso! È finita, Lunetta! Gatto Boy! Credo che porterò sia il piccolo Gecko che il gattaccio nel mio covo lunare. Saranno delle statue perfette. E adesso dimmi, Gufetta senza amici, vuoi diventare anche tu parte dell'arredamento del covo lunare? È il momento dell'eroe, credo. Va bene, ti regalo la mia scultura. Il mio gufo, la luna regalo è tua, ma lascia andare Gecko e Gatto Boy. Davvero stai dicendo che è mia? E sarà mia per sempre? Sì, sarà tua per sempre. Adesso lascerai andare i miei amici. No. No, ma... Beh, hai dimenticato che sono malvagia? E adesso io completerò la mia collezione di super pigiamini! Gufetta! Vento da super gufetta! Il ninja della notte non ci segue, riconosce di aver perso. Hai messo a rischio la torta di Gecko. Eccola lì però, e abbiamo anche i palloncini del maestro Feng. Perché non ascolti? Il tema della mia festa sarà il Gecko. Ma di che ti preoccupi, Gecko? Questi palloncini faranno la loro figura. La meravigliosa torta del maestro Feng. Io volevo quella a forma di Gecko, ma dovrò accontentarmi di questa inutile torta. A meno che non vogliate fare a cambio. Mai! Ehi! Sì, cambiamo! No,
La torta del maestro Fang! Sì, questa torta è stupenda! Stupenda davvero! Specialmente se si preme qui! Eh? Perché? Che succede? Oh, questa non è una torta come le altre! È una torta esplospruzzo appiccico cremosa! Una torta esplospruzzo appiccico cremosa? Sì, quando l'ultima di quelle luci diventa blu, esplode e spruzza crema dappertutto! E chi tenta di pulire la crema resta completamente appiccicato! Così non proverete più a rovinare la mia festa! Si può rimanere appiccicati! Non verrà nessuno alla festa di compleanno di Geco! Scusami, Geco! È tutta colpa mia! Forse ho commesso un piccolo errore, ma per fortuna ho una buona idea! È il momento degli eroi! Sì! È ora di soffiare la candelina! Cos'è questo baccano? Ricordate, chi arriva prima vince! Ho vinto! Che stanno facendo quei pigiatontoloni? Forse stanno inventando un nuovo gioco! Dai, facciamo un altro giro! Allontanatevi! È mio! Vieni qui! Forza ragazzi, cerchiamo di riportare a letto! Che lo guiderà. Quando senti il profumo di una cosa da mangiare, lui lo segue. Biscotti! Super gatto a velocità! Biscotti, sì! Preso! Ora sei la mia marionetta! No! È mio! Cameron. No! Ma ora ho io un piano. E perché funzioni dovrò avere più pazienza. È il momento dell'eroe! Sì! So che siete lì dietro, Pigia Masks, ma non per molto! Aspetta! Qual è il tuo piano, Gufetta? Fermeremo questo treno una volta per tutte e lo faremo tutti e tre insieme! Gatto, tu salta e spezza qualche ramo! Geco, tu scivola vicino al dispensatore di rotaie! Capito, Gufetta! E poi sarà il mio turno! Volerò appassarti dei rami che serviranno per bloccare il dispensatore e interrompere il binario! Senza binario, questo treno non raggiungerà mai il laboratorio di Romeo! Bel piano, Gufetta! Credo che funzionerà! Solo se saprò aspettare che voi abbiate finito il vostro compito! Forza, Super Pigiamini! Ops! Ricorda, Gufetta, niente fretta! È il tuo turno, Gatto Boy! Io, ecco, aspetterò. Bravo, dispensatori di rotaie! Più rotaie, più rotaie! Super gatto Benzo! Turno. Calma e concentrazione. Ben fatto!
fatto, Gufetta? Che cosa? Fermatevi, pigiapesti! Troppo tardi, Romeo! Geco, ora blocca il dispensatore! No! Ci sta prendendo la mano! No, non è vero! Ogni volta che ci sali tu... Cosa vorresti fare, noioso gattaccio? Gatto, vai! Lascia usare a me il Pogo Dozer! Con quello posso fermare Romeo! No, Geco! Ci penso io! Gatto, vai! Va bene! Se non mi lasci usare il Pogo Dozer, allora proverà a usare il jetpack! No, Geco, sta attento! Il jetpack è estremamente pericoloso! Ehi! Wow! Non rompere il mio jetpack, sciocca lucertola! Oh no, Geco rischia di farsi molto male! Avrei dovuto fargli usare il Pogo Dozer! Gatto Boy, aiuto! Non preoccuparti, Gufetta! Ti libero io! Finalmente! Ali da Super Gufetta! Ups! Grazie, Gufetta! Quel jetpack è molto difficile da... Attenti! Finalmente ora ho il mio jetpack! Posso iniziare a conquistare il mondo! Ok, inizio con lo spandimelma? O forse con lo schiaccio elettroni? Ah no, volevo cominciare con lo spruzzapuzza! Sono magnifico! Che cosa facciamo adesso? Mi è venuta un'idea! Geco! Ah, a quanto pare i Super Mini Ninja sanno usare la forza molto meglio di te. Tranquillo, Geco, ci pensiamo noi. No, ci devo pensare io. Cerchi qualcuno molto forte contro cui esercitarti? Beh, eccomi qua. Oh, per favore. Posso batterti con un solo dito. Questo qua. Super Mini Ninja, prendetelo. Arriviamo! Ma guarda un po', abbiamo trovato un nuovo attrezzo ginnico! Mettetemi giù! Ben fatto, Super Mini Ninja! Devo ammettere che siete sempre più forti! Presto sarete in grado di battere chiunque al mondo, tranne me ovviamente! Geco! Come stai? Tutto bene? No, ho combinato un pasticcio soltanto perché volevo dimostrarvi quanto sono forte. Ma noi già lo sappiamo. Ormai è impossibile recuperare quell'attrezzatura. Avrei dovuto farmi aiutare da voi. Ora i Super Mini Ninja sono così forti che nessuno potrà fermarli. Specialmente quando sono insieme. Ma certo! I Mini Ninja sono molto più forti quando sono uniti. Sarà così anche per noi. È il momento degli eroi e di seguire il mio piano. Ho cercato come ha detto Geco e ho trovato solo una vecchia corda per saltare. E tu? Una bicicletta rotta, non c'era altro. Io ho trovato un pallone sgonfio, andiamo! Gatto Boy, è difficile far volare quell'affare. Non importa, devo trovare Gufetta e sistemare le cose. Wow! Il mio pterodattilo! Per tutti i baffi felini! E gliela farò pagare a quel micetto volante!
sono bloccato. Volevo raggiungerti con lo pterodattilo e chiederti di essermi ancora amica. Ma Romeo ha di nuovo il telecomando. Certo che siamo ancora amici. Oh, è tutta colpa mia. Avrei dovuto perdonarti subito. Oh, che noia, che sdolcinati!